Cioè, io vado, comunque, ciao Bizzo. Ciao, ci vediamo alla prossima, brutto bastardo. No. Ecco dove eravamo l'altra. Ok, ho capito. Ma quello lì se ne sta là in alto. Rimane là. Un attimo, stare attenti, più che altro. Perché o metto Peach in squadra. Tanto lo so che il blocco è qua. Mi piacerebbe rimettere in sesto la squadra. Allora, credo sia in un blocco. E finché ci sono le mattonelle anche dovrebbe essere più semplice, no? A meno che sto per dire, a meno che non è sopra quello lì. Godo, lo sapevo. Mi avete fregato una volta, ma adesso basta, eh? Dimmi. Anche questa è chiusa a chiave. Mario, c'è un messaggio, leggiamolo. Adesso. Ah no, Renimbus non c'entra niente. Renimbus sta riposando. Severamente vietato correre nei corridoi. Ok. Io c'ho ciò che non posso correre volendo. Posso fare in modo di non correre. Mio padre e mia madre sono sicuramente qui. Chiusa. Non si apre, chiusa a chiave. Ci penso io. A quanto pare sarò di nuovo io a togliervi dai guai. Grazie ai miei muscoli e al mio cervello. Guardate. State indietro. Aspetta un attimo. Se mio padre è davvero malato, non possiamo fare tutto questo rumore. Ci sarà un altro piano. Ma va a cagare, ma veramente malo sei. Penso sia meglio cercare Valentina e costringerla a dirci la verità. Sì, così vi dice. No, non è malato in realtà. Ah, allora potevamo sfondarla. Che facciamo con la porta? Apri bene le orecchie, tu non ti permetterai mai più di parlare così al grande e potente Bowser. Per questa volta lasciamo stare. Ma che non succeda mai più, intesi? Scusa. Regina Valentina. Ce l'ha fatta passare? Oh, bella fra. Regina Valentina. Boh. Succedono delle cose che tipo dici. In che se. Sì, ok, va bene, a posto. Sono a posto così. C'è un altro di questi. Non ci sono blocchi? No. Immagina essere un paratroopa XL, sprecare uno dei tuoi turni per cercare di guadagnare un po' di potenza per fare l'attacco e morire. Boh. Poverini. Oh, ciao. Regina Valentina, Mario, quel tipo che ha maltrattato la povera piragnona, è qui. È sempre lui. Mario. E che aspetto ha questo Mario? Beh, ha dei baffi pronunciati, delle basette e un paio di gambe, niente male. Ho la sensazione di aver già incontrato questo Mario in presidenza. Bella zia, sono io. Aspetta, ma certo, era quella statua che ha consegnato Garro. Cosa facciamo? Cosa facciamo, Valentina? Di sicuro le tue inutili chiacchiere non ci aiuteranno. Francamente, non mi preoccupo. Senza questa chiave, il re non può andare da nessuna parte. Ah, lui non parla proprio, becca e basta. Shh. Lui becca e basta in giro. Guarda, guarda. Ho detto silenzio. Ma che. Quella non è una statua, è Mario. Valentina, dacci la chiave subito. Bra. Ottimo ingresso, Mallow. Che maniere. E tu chi saresti? Io sono il vero principe, ecco chi sono. Screanzato, come osi origliare una conversazione privata. Privata? Ma se ti hanno sentito nel raggio di 10 km? Bah, se insisti ad essere così maleducato, allora me ne andrò. Ciao ciao, banda di incapaci. Oh, Valentina se n'è andata. Taglio la corda anch'io. Che fa? Ah, scappa anche lui, va bene. Infatti. Mi sa che abbiamo perso il treno qui. Diamoci una mossa, inseguiamola. Ah, non lo so, se stiate lì a guardarli mentre scappano. Un salvataggio, immaginavo. Ma tanto se la battaglia è prima del boss. Allora, ascolta. Te li faccio. Non credo che mi abbia recuperato roba. No, infatti non mi ha recuperato. Sì, più che altro veramente. I boss li stiamo disintegrando, eh. Vabbè. Ascolta, io mi prendo una pillola qua. Siamo dei fiori. Vita l'ho un po' recuperata. C'è ancora battaglia da fare.
Oh, interesting. Ehi. Ma questo è Dodo? Ma perché è qua questo? Che sta succedendo? Vabbè. Oh, guarda come becca il maledetto. Schifoso. Cerchiamo di non far morire Peach, eh. Aspetta, va là. Ma è il boss questo, raga? Cioè, allora, o mi fanno combattere contro Valentina. Il fuoco è efficace? Il veleno anche, forse, effettivamente, sì, è efficace. Avrebbe senso. Ti faccio una super palla di fuoco. Non credo che abbia molto senso fargli un'ultra palla di fuoco. Per me è meno efficace l'ultra palla di fuoco. Ti apro l'ombra nel culo, vedi che... Lo senti. No. Questi non erano efficacissimi. Anche se la stella cadente in teoria lo è. Cioè posso fare più danni. Che poi potrei fargli un super salto, eh. L'opzione super salto non è... È morto. Boh. Vabbè. Ok, sì, speravo che salisse di livello, infatti. Qualcuno, almeno. L'opzione super salto non è mai male. Toh, fai un po' di fisico. Dovrebbe salire anche Mario adesso. Cioè, siamo tornati lì. What the fuck? Perché scende così come se... Oh, man! Va bene, è troppo potente il volo. Ok, terme. Tu non sembri molto reale. Il principe Malo sta facendo il bagno alle terme, sei molto rilassante. Ma come sta facendo il bagno alle terme, Malo? Ma che cacchio stai dicendo? E io scusa un attimo, adesso dove devo andare? Regina Valentina. Regina Valentina, le condizioni del re stanno migliorando? Come sta sua moglie, la regina madre? E il principe Malo sta bene? Sa cosa penso? Penso che... E non solo, ma... E inoltre, adesso le dirà... State zitti! Poi... Chiudete il becco tutti quanti! Ho di meglio da fare che ascoltare i vostri stupidi pareri. Guardate un po', mentre sprecavo il mio tempo dietro le vostre infinite chiacchiere... Mario è riuscito a trovarmi. Mamma mia, sono di nuovo qua, pezzo di merda, ti spacco la faccia. Dodo. Dodo. Quello c'era davvero un cervello da gallina. Dodo, mi senti? Vieni subito qui, mi servi per intrattenere Mario. Muoviti, vieni subito qui. Boia, l'ho pestato. Boh, è arrivato anche lui. Raga, ma... No, non mi piace. What the fuck? What? Ma ne hai preso uno a caso o... C'è uno scontro 1v1? Cos'è che ha fatto? Ah, le mosse speciali. Togliere le mosse speciali lei è tosta, eh. Oh, questa era particolare. Come attacco. Occhio che muore, eh. Bastarda. Do. Vabbè, è un piccione. Do, 80 PV. Grazie. Dammene un altro. Porca vacca, togliere le mosse speciali. Vabbè. Non posso dire avvisami, chiaramente, perché già ti avvisano. È tostina, eh. Più che altro cacchio prenderti. Allora, il fatto è che non ti può prendere Mario. Perché Mario è il primo. Se becca quello in mezzo. È un altro discorso. Forse è morto. Però il fatto è, se c'è un Mellow in mezzo non era meglio? Forse?
Dimmi che torni da me, mia principessa. Aurora argente. Non posso far nulla, voglio. Ma addormentato. Uno. Ok. Soccorso a Todd non voglio farlo. Più che altro vorrei fare un super salto. Ma prima devo fare il commello. Perché ho paura che col super salto vado avanti per un bel po'. Si è svegliato, eh. Vai, leggi un po'. Cioè, il fatto è, se avevi Mello di là ti leggeva... Non è efficace niente. Se avevi Mello di là ti leggeva Dodo, ma non ti può leggere lei. Non metto niente che ti dà un sacco di aree. Chi? Di chi stai parlando, signorina? Posso andare di super salto? Andiamo un po'. Duecento. Onesto. Non so se sprecare robe, però. Perché forse ha poco senso. Lo ammazza. Uff. Non c'ho la peach, cacchio. No, non c'è proprio più. Me l'ha portata via. Facciamo una pioggia di PV. Per uno dei due. Marione, dai. Quanto mi dai? 190! E là. E lì non puoi difenderti. Non posso difendermi. Come fai? Cioè, difesa impossibile, raga. Non posso neanche proprio pararmi un attimo. Toh, ridiamogli una pioggia di PV. Cerchiamo di tenerlo il più in vita possibile, almeno Mario. E poi, cioè, finché... Ah, bene. Bello quello. Qua mi servirebbe ancora Peach per... Per la sua roba. Ascolta. Vediamo un po'. Stavolta l'ho preso. E poi indicatore plus. Cioè il fatto è che mi fa uno, va bene, ma... Boh. Stella cadente. È un po' tipo super salto. Più o meno. Eh, 169, ho fatto di meno. E là. Torni anche Peach. Dodo, come hai fatto a perdere di già? Vieni qua, dai. Oh, poverino, guarda lì come è messo. Ecco, Peach. Oh. Finally. Allora, mi fai una terapia di gruppo. Sbagliato, però mi basta, va bene. Non posso far niente. Almeno ce l'abbiamo. Possiamo fare una mossa 3 che guarisce tutti e può anche risuscitare gli altri KO. Non è quello che vorrei. Non è quello che vorrei. Facciamo un'ultra palla di fuoco, perché va anche su Dodo. E che cacchio, dobbiamo bruciare il piccione noi, mica... Mica altro. Non ho più niente. Questo è un problema. Mi serve quella di gruppo. Allora facciamo così. Sì, ma non mi serve niente usato da lei. E mi serve con lei. Devo farlo con Mario. Te mi fai...
Vai. Me. Oh, ma quante volte attacchi? Stronzetto. Marione, torna a palla di fuoco. Se almeno riuscissi a bruciare il piccione prima. Terapia di gruppo, vai. Ma lo prendo o no al robo? Boh. Adesso scarica di nuovo. Dobbiamo colpire di gruppo per ora. Ok, lui è morto, mi sa. Il fatto è, o metto, o cambio pitch, metto Geno e faccio un attacco di gruppo che va, quello surf stellare, che va solo su uno. 208 di martellata, non male. Surf stellare, vai. Lo facciamo su un nemico e pigliamo lei. 6,74. Il piccione è tornato in vita. Non ci posso credere. No, aspetta, è finita. Lo spettacolo è finito, gente. Dodo, andiamocene da qui. Cari miei, alla prossima. Mo li caghi in testa. Ma è una banana? Lei è su una banana? Ho capito. Va bene, buona a sapersi. Mario. Mellow. Sempre magico, continua pure. Tanto col bastone che cacchio fa. Non riesco neanche a fare il tempismo per colpire gli altri. Te continua con la vita. Non si sa mai. Ma tutti che se ne vanno? Ottimo, se ne sono andati. Inseguiamola, lei ha la chiave, lo so. No, forse no. Vai, andiamo. Andiamo dai tuoi genitori. Perché sta piangendo, forse? Io non sto capendo. Ciao ragazzi. Mamma, papà, vorrei presentarvi Mario e i miei altri compagni d'avventura. Per tutti i nembi di Nimbus, come potremmo mai ringraziarvi? Sono il padre di Mallow, re Nimbus. Che piacere conoscervi, ringrazio infinitamente per esservi presi cura del mio adorato Mallow. Permettetemi di fare le presentazioni. Lei è la principessa Peach del Castello dei Funghi. Ma se devo parlare tanto di te, posso avere il tuo autografo? Caro, non mettere in imbarazzo nostro figlio, pervertito di merda, come non detto. E chi è questo gentiluomo dotato di un bel paio di eleganti baffoni? Questo è Mario, della casa di Mario, è un barbone. Mi ha aiutato tanto fin dall'inizio. Non vorrei dire quel Mario. Mario il mago del salto, un autografo, per favore. Basta, caro, vado nelle pillole. Va bene, allora che ne diresti di mostrarmi uno dei tuoi famosi salti? Mi accontento anche di un piccolo saltello. Questa era una rovesciata incredibile, altro che Cristiano Ronaldo. Scusa, Eccellente. Questo è Bowser, del castello di Bowser, degli scagnozzi, capo degli scagnozzi di Bowser, vabbè, nel senso... Un altro personaggio illustre, non resisto, devo assolutamente avere il tuo autografo. Almeno uno scarabocchio, va bene, va bene. Questo è Geno, come vi ho detto prima, viene dal cielo. Ah, sì, la storia della strada stellare è davvero terribile. Si chiama Via Stellare. Sì, vabbè, a proposito di stelle, qualche tempo fa una stella enorme è caduta dentro il vulcano. Scommetto che è uno di quei frammenti stellari che stiamo cercando. Ma lo Zardragone abita proprio dentro il vulcano. Zardragone? Dentro il vulcano non sarà facile recuperare la stella. Forse però unendo le forze potreste riuscire ad affrontarlo. Ai miei tempi. Sì, caro, lo sappiamo. Torniamo a noi. Quando arrivate al vulcano, cercate subito Todd Fabbro, lui vi aiuterà. Ma prima di partire per il vulcano, dovete assolutamente fare il bagno alle nostre terme. Sono il vanto del regno di Nimbus. Siete prudenti. Va bene, ma non torneremo finché non avremo trovato la stella. Qua si cade. No, qua c'era il corridoio. Forse però là si cade.
cacchio di stanze che c'hanno comunque. Ma sono tornate le statue del re. Aspetta un attimo però, era questa chiusa, vero? Bella raga. Possiamo di nuovo sentire servire il nostro re. Abbiamo lasciato aperte le porte di casa, sperando sia tutto a posto. Mi ha dato un lavoro come guardia. Oh, Principe Mallow. Grazie infinite con la chiave che ci hai dato. È lui a salvare mio padre. Di nulla, figuriamoci. Dopotutto siete stati voi a salvarlo. Ti auguro ogni bene. Grazie. Anche a te, famiglia. Principe? Tieni un regalo per te. Ti prego di accettarlo. Una cassetta di fiori. Grazie. Ancora, sì. Ma non lascerei io dirtelo, poverina. Vabbè, basta. Comunque, mi sa che non abbiamo nient'altro da fare. A meno che non combattiamo il... No. Ehi, ma dai piccioni in gabbia? Ehi, 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 ehi. Quando è sbucata quella cosa? Non c'era prima. Non c'era, maledetti. Deve essere sopra la testa di uno di questi perché prima combattevo il nemico. Sono sicuro. Maledetti. Oh, miseria, ho preso un colpo. Ok, grazie. Che non c'era prima comunque, raga. Questa è apparsa adesso. Questa cosa mi dà ancora più fastidio. Perché, vabbè, sicuramente dovevo già tornare indietro a controllare gli altri, ma... Mannaggia. Qua ti manca una statua ancora, comunque. Allora, a parte andare da Garro a spiegargli la cosa, lì mi sa che sulle quelle nuvole posso andarci, comunque. Oh, mi ha detto il tizio, la ragazza vicino... A parte qua cosa c'è? Oh, no. Il re è contentissimo. Allora, mi aveva detto la ragazza vicino alla locanda ti dirà chi c'è. La ragazza vicino alla locanda. Qua cos'è che c'era? Boh. Ah, il vulcano. No, aspetta, aveva detto... La locanda è questa, no? Quindi sei te. Avrete molti video del mondo di stato, persino Croco si è fatto vivo. Ah, ecco, ok. È quello che dicevo. E andiamo da Croco un attimo. Dimmi cosa vuoi, dimmi cosa perché. E là, che si rivede. Da queste parti sono proprio ricchi. Devono esserci un sacco di tesori in giro. Quindi mi sono anche attrezzato. Questa geggio mi dice dove sono nascosti i tesori. Me li porto via tutti. Tutti! Addio, babbei! L'hai perso, vero? Anello campanella plus. Se l'equipaggio ti indicherà dove si trovano i tesori. Io Croco ti amo. Sei bellissimo poi, però fa lo stesso. Grazie. Grazie piccolo Croco. Peach vieni qua, togli sta merda. Oh yes. Quindi adesso ti dice anche dove sono. Allora. Allora, quello che volevo fare io era andarmi a cercare tramite le cose di internet, andare a vedere dove sono. Ma a sto punto me li vado a cercare da solo. È molto più bello. Cioè, il fatto che mi dica dove sono e non devo stare lì a saltare per ogni blocco, eccetera, ma ti dice lui dove sono, è molto meglio. Cioè, almeno cacchio me li vado a cercare io. Perché sennò davvero avrei cercato con una qualche mappa. Perché non avrebbe avuto senso andare per ogni livello. Oh, c'è la campanella che suona. E poi vai a saltare in giro per tutto il tempo. Principe Mallow, ti sei comportato egregiamente. Proprio come un vero principe. Senza di te, Garro, non ce l'avremmo mai fatta. Siamo ad avere in debito con te. È stato un piacere, Mallow. Sono felice che sia andato tutto bene. Basta? Ah, ha fatto la statua di Peach. Sei un vero principe. Basta. È finito qua così. Cioè, hai fatto la statua di un Goomba. E Peach e Mallow non me. Pezzo. No. No, vabbè. A me mi ha incerato vivo praticamente. Va bene. Il bus è in riparazione. Il bus? Il bus per. Ah, devo andare alle terme io, è vero? Ma mi sto scordando. Noi dobbiamo andare qua. Aspetta un po'. Perché sennò mi sa che non andiamo avanti a sto punto. Pianti sulle terre, sulle reali possono andare. Waglio.
Tu sei il vero principe, scusa l'inconveniente di prima, quell'uccello gigante non poteva certo essere il principe, no? Cioè, vabbè, non fa niente, piuttosto pensare di poterci far entrare? Ah, sì, 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 no, cioè, hai ragione, andate pure. Attenti a non cadere nel vulcano. Attenti a non cadere nel vulcano, mi sa che è proprio quello che dobbiamo fare, vero? So perché c'ho questo presentimento. Dobbiamo proprio caderci. Non avvicinarsi troppo al bordo e si rischia di cadere nel vulcano. Lo faremo. Cioè, oddio. Spero mi faccia la schermatona quell'altra. È morto Mario così. Vulcano scottadito, ma... Ma dove cacchio sono... Ma aspetta, ma io voglio andare a prendere i pezzi. Fermi. Mi serve la... Fermi. Ok, e che cacchio. Devo andare a prendere i blocchi invisibili adesso.